Buonasera a tutti e bentrovati. Questa sera siamo molto contenti di fare, di avere una, per dopo tanto tempo, la possibilità di stare insieme, sia fisicamente e sia online. Questa serata presentiamo il libro di Antonello Mangano, che è questo, e il nostro progetto si chiama Non solo parole, l'antimafia nelle nostre mani. E con questo progetto vogliamo creare una rete di associazioni, di cittadini, di enti, con l'intento di promuovere la conoscenza e la lettura di libri, testi che raccontano la legalità, la giustizia, l'inclusione e l'uguaglianza. Siamo diverse associazioni e le nomino tutte ovviamente non in ordine di importanza. Rete Antimafia Martesana, Proloco Inzago, Ampi Bellinzago Lombardo, Martesana Book Club, Ecomuseo Martesana, Cooperativa La Speranza, La Fenice, Comitati Soci COP Lombardia di Vignate Gorgonzola, Milano Palmanova, Cassano d'Adda, Trezzo Sull'Adda e Bussero. Quindi tutti insieme abbiamo organizzato l'incontro di oggi, che è con lo scrittore e giornalista che fa con noi, Antonello, che ringrazio tantissimo, e del suo libro, che ve lo faccio vedere ancora, è questo, Lo sfruttamento nel piatto. E questo libro racconta quello che tutti noi dovremmo sapere per un consumo consapevole. Un viaggio, raccontato quello da Antonello, lungo la complessa filiera agroalimentare che ci permette di conoscere ciò che si nasconde dietro il cibo che mangiamo, anzi che compriamo per poi mangiare. La conoscenza è uno strumento per essere liberi, per far sì che quello che compriamo sia, oltre che buono, anche etico, anche giusto per tutti, per chi produce e per noi che consumiamo, e per chi lavora in questa filiera, che è una filiera molto importante. Prima di iniziare, volevo chiedere a Grazia Mastrandrea, che è la presidente della cooperativa La Speranza, che ci ospita in questa bella sala e che per chi ci segue dai social invito a visitare, insomma, a conoscere, per introdurre due parole alla sua cooperativa e insomma il nostro progetto. Prego, stai. Io intanto vi ringrazio e sono a nome di tutti i soci della cooperativa La Speranza, siamo orgogliosi di cominciare di nuovo in presenza, finalmente, dopo 18 mesi di silenzio, con voi, con questa bella rete, una rete che deve diventare sempre più numerosa, che deve vedere la sua luce anche in Cassina, e noi siamo molto contenti di fare da tramite a questo progetto in cui crediamo. La cooperativa La Speranza negli anni ha sempre dedicato un'attenzione particolare a quello che sono discorsi legati alla mafia e quant'altro, per cui continuare questo discorso ci arricchisce sempre di più e cerchiamo di fare. Poi abbiamo stasera anche una presenza importante, che è quella del scrittore e giornalista Antonello Mangano, e quindi siamo ben contenti di presentarvi questo libro. E tra l'altro la cooperativa La Speranza, nei locali al primo piano, ospita anche delle realtà di vario tipo, tra cui GAS di Cassina dei Pecchi, per cui io penso che GAS sta per Gruppo d'Acquisto Solidale, che potrebbero essere interessatissimi, quindi possiamo attraverso loro fare anche portavoce. In sala ci sono dei rappresentanti di questo gruppo, vedo, nonché i nostri soci, per cui benvenuti e iniziamo bene. Allora, buona continuazione. A questo punto, visto che proprio approfitto della che mi ha dato grazia, i gas sono una delle soluzioni che Antonella ha individuato per continuare questa in essere etico anche quando si compra il cibo, però lascio la parola a lui, ci farà una presentazione, e poi per chi vorrà sia dal vivo che sui social possiamo fare tutte le domande che vogliamo. Io intanto ringrazio per l'invito, mi associo anch'io alla felicità per questo nuovo inizio di incontri di cui secondo me abbiamo tanto bisogno, no? Perché l'isolamento non ha fatto bene a nessuno, ovviamente, però a livello generale, a livello di società, il confronto tra vicino, ecco, ci serve tanto, secondo me. Quindi ricominciamo veramente una cosa molto, molto, molto bella e importante.
Detto questo, io farò una presentazione utilizzando delle immagini. Volevo iniziare però anticipando due piccole cose legate al territorio, perché ovviamente è importante spiegare anche i legami, no, che ci sono rispetto a un tema con il territorio in cui siamo. E il libro si parla ovviamente del problema del grave sfruttamento in agricoltura, insomma l'argomento è quello che giornalisticamente viene conosciuto come caporalato. Ovviamente il caporalato è un pezzo dello sfruttamento, no? Perché ovviamente ci sono tante situazioni in cui non c'è un'intermediazione illecita di manodopera tecnicamente, però c'è grave sfruttamento. E di solito l'immagine che abbiamo mediatica, anche la politica spesso a questa immagine è legata al Sud Italia. Quindi l'immagine classica è quella del campo di pomodori con i braccianti africani e così via. Nel libro, ovviamente, questo libro cerca un po' di raccontare le filiere di alcuni prodotti, in particolare appunto il pomodoro, l'arancia o il vino, no? Anche la frutta, insomma, esatto, la frutticoltura, quindi tutta una serie di temi molto più ampi rispetto appunto alla classica immagine del pomodoro. E cercando di fare questo non mi sono sicuramente limitato a raccontare quello che ormai da una trentina d'anni conosciamo, cioè che appunto c'è sfruttamento allo studio o nell'ambito della raccolta del pomodoro. E una cosa che mi ha colpito qualche tempo fa, ci fu nel 2015, se ricordate, un'estate molto calda in cui morirono diversi braccianti, tra cui un'italiana che si chiama Paola Clemente e tra i tanti morì anche un sudanese si chiamava Mohamed, se non mi ricordo il cognome, e Annardò, tra l'altro, e morì raccogliendo pomodori. E nell'ambito dell'indagine sulla sua morte si scoprì che la cooperativa, la società, insomma, che l'aveva non assunto perché immagino fosse vero, insomma, che per cui lavorava, a sua volta riforniva i più grandi marchi italiani del pomodoro. Tra cui adesso i nomi sono relativi, perché ovviamente c'erano veramente tutti, da Cirio, Valfrutta, i vari gruppi, esatto. Comunque tra questi c'era anche Mutti, che in generale viene considerato un imprenditore cosiddetto illuminato. E allora a me colpì molto la difesa di Mutti, che disse: guardate che il problema si risolverà con la meccanizzazione. Ora, a parte che la raccolta in Puglia è in gran parte meccanizzata, perché spesso le squadre di caporali si attivano solo quando piove, cioè quando le macchine non riescono ad andare nel fango, però quella risposta a me sembrava molto poco adeguata, per un motivo molto semplice, che la filiera agricola non è solo la raccolta del pomodoro e finisce lì, è una cosa molto molto complessa, che riguarda per esempio il trasporto, l'impacchettamento, i magazzini, fino poi alle persone che fisicamente prendono la merce, la mettono negli scaffali del supermercato e poi diciamo noi la troviamo bella impacchettata. Quindi non è solamente raccogli il pomodoro, diciamo, il problema è circoscritto a quella fase lì, che è quella più visibile, no? Perché io posso andare a fare le foto e quindi diciamo mediaticamente è tangibile. E per tutta questa premessa per arrivare proprio al coltello. Perché proprio una delle storie che racconto nel libro è quella del primo sciopero, forse dello sciopero storico che c'è stato in Italia, proprio di quelle persone che spostano i pacchi a Selunga, cioè che prendono dal camion lo scatolone di merce e lo vanno a mettere prima nel hub logistico, che appunto è questo qui, nel caso specifico di Coltello, e poi arriverà in tutti i vari supermarket. E questa storia è molto significativa, infatti io racconto nei dettagli attraverso la storia anche di un sindacalista peruviano che è stato il leader, ormai si parla di 5-6 anni fa, insomma, di questa storia, però è stato il momento in cui Selunga si è bloccata, quindi è stato impedito l'arrivo delle merci, sono intervenuti i carabinieri, quindi c'è stato un mezzo stato d'assedio perché era una cosa mai vista. Però qual è il significato? Si segnalava proprio la presenza del caporalato in queste anche cooperative che si occupano della logistica non solo nei supermercati, ma tutto quello che è il movimento delle merci. Quindi questo per dire che il caporalato non è una cosa che riguarda appunto Sud Italia, migranti, pomodoro, campi, economie arcaiche, ma è diventato un sistema sempre più legalizzato in qualche modo. Poi legalizzato per modo di dire, perché chiaramente parliamo di cooperative spurie, parliamo di evasione contributiva, per esempio ci sono molti allarmi dell'Ips su questo argomento, parliamo di riciclaggio anche di criminalità organizzata, qui andiamo nell'argomento che più ci riguarda, no? Riguarda le associazioni di oggi.
parliamo anche di lavoratori migranti che sono sempre più sindacalizzati perché non accettano anche questo tipo di situazione. Ovviamente perché c'è il caporalato? Perché io sono in pratica un lavoratore a chiamata, quindi mi dicono oggi vieni, se protesti domani non vieni più, perché formalmente sono socio di questa cooperativa spuria. Dopo 2 anni la cooperativa chiude, azzera i bilanci, non si possono fare più controlli e tu ricominci da zero, devi essere assunto in una nuova cooperativa che ovviamente non ti riconosce tutto il pregresso, magari ti demansiona, no? Oppure ti riduce anche lo stipendio e i diritti che avevi accumulato in tanti anni di fatica e così via. Quindi la situazione è molto molto grave che appunto poi ha in queste zone uno degli epicentri. Seconda piccola storia che racconto, tra l'altro mi è venuto in mente prima parlando con voi, non c'è nel libro, però la sto seguendo ed è molto molto significativa, appunto la storia della Straverri, che è una vicenda che diciamo, il territorio sicuramente conoscete, secondo me è una delle storie più importanti per chi si occupa di caporalato, poco raccontata perché non è stata molto compresa nella sua, forse appunto chi sta qui magari ce l'ha ben presente, però immagino che... Ah, non c'è capito, cioè siamo in questa zona, nel paese dove ha la sede in questa società. Esatto, esatto. Quindi, però magari il quadro giuridico non è chiarissimo. Il quadro giuridico è quello della nuova legge contro lo sfruttamento del 2015, che che viene considerata, viene chiamata una legge anticaporalato, ma qui il caporalato non c'era, c'era il grave sfruttamento, che è una cosa chiaramente diversa. E la nuova legge dice se ci sono delle aggravanti, come ovviamente tutto quello che può essere un comportamento non adeguato del datore di lavoro e così via, ma poi soprattutto appunto lo stipendio non adeguato al contratto nazionale o a condizioni alloggiative inadeguate, condizioni di sicurezza non idonee e così via. Sono i cosiddetti indici del grave sfruttamento che nel caso della Straverri sono stati riscontrati evidentemente e si è arrivati anche all'amministrazione giudiziaria che una ulteriore forma che la legge prevede che tra l'altro deriva dalla legislazione antimafia, perché in altri paesi per esempio non è previsto che uno Stato prenda un'azienda e la gestisca, è una cosa che in Italia nasce dall'esperienza delle imprese che sono appunto finite in mano mafiosa. C'è una differenza molto importante che, come sappiamo, un'impresa confiscata alla mafia viene gestita dallo Stato. Nel caso del caporalato, diciamo così per semplicità, lo Stato non gestisce un'impresa ma la sana. Cioè dice io per un anno affianco i manager, i dirigenti, quelli che sono dell'impresa e dopo appunto un tempo X, che di solito è un anno, verifico che le condizioni di grave sfruttamento o anche nel caso della Straverri, che erano anche degli atteggiamenti razzisti molto pesanti, no? Nei confronti dei lavoratori, che queste cose spariscono e quindi la rimetto in qualche modo in piedi sul mercato dopo questo periodo, che secondo me è una cosa di cui discutere. Perché spesso quando si parla di questa legge si dice una legge è solo repressiva, non possiamo arrestare tutti gli imprenditori e così via. Ma qua non si tratta di arrestare, si tratta ovviamente a meno che non ci siano reati, perché se io ovviamente aggredisco un lavoratore, insomma, siamo su un ambito del codice penale normale, no? Però nel caso appunto dell'attività imprenditoriale qua si tratta di dire che lo sfruttamento non ha cittadinanza e lo Stato interviene, sana e rimette sul mercato. Se ne può discutere, penso che sia importante, anche perché attenzione... dei lavoratori stessi. Sì, cioè, esatto. Quello del diritto che si riprende. Sì, esatto, anche perché, attenzione, non si tratta qua di appunto migranti, campi di pomodoro, Puglia, cioè si tratta di tutte le imprese italiane, cioè si tratta anche dei posti dove stiamo noi, che possono tranquillamente, nel momento in cui, per esempio, mi dicono tu non fai ferie, da domani prendi di più o vieni anche di notte, non ti diamo i dispositivi di protezione individuale, non ti diamo la mascherina o quello che è, e può rientrare in quest'ambito. Quindi cioè, noi siamo partiti appunto dal discorso di tuteliamo i migranti, tuteliamo i lavoratori del sud perché non è giusto che vivano così, però qua cominciamo anche a parlare di noi, ci sono ormai tantissime attive aziende che vengono messa appunto in amministrazione giudiziaria veramente una al giorno, no? Da Uber, una multinazionale notissima in tutto il mondo che ha subito anche questo tipo di situazione, la Sprefigo adesso l'ultima
in ordine di tempo, che è un'azienda con fatturati milionari, un grossista dell'ortofrutta e così via, insomma, imprese multinazionali della logistica, ci sono indagini sul supermercato anche in Piemonte, insomma, un quadro che si sta sempre più allargando e che ovviamente mette in evidenza come lo sfruttamento si sia sempre più... La fiera dei trasporti è, insomma, è, esatto. È in questi giorni la donna che purtroppo un giornalista è molto travolto un paio di settimane fa, quindi è una filiera che accompagna tanto anche l'agroalimentare e che ha, subisce fortissime pressioni per lo, cioè, sullo sfruttamento dei lavoratori. Sì, sì, infatti. Quindi questo, faccio questa premessa appunto per dire che il senso anche del libro è l'importanza di presentarlo anche nei territori, non è quello di dire non pensiamo a che siano problemi lontani o diciamo di tipo umanitario, no? Come spesso vengono affrontati, ma riguardano tantissimi aspetti del diritto che sono anche in corso. Cioè questa legge non è che è finita e sarà sempre così, può essere anche migliorata, però va appunto conosciuto e va capito quello che... diciamo quello di cui si parla. Detto questo, io ho preparato una, diciamo, delle slide un po' più animate che adesso condividiamo anche per farle vedere a chi è collegato, che servono a spiegare, scusate se mi giro, dovrò manovrare anche qui, servono a spiegare quello che è l'argomento del libro. Quelle che vedete un po' sullo sfondo sono le immagini che dicevo prima, quelle classiche. Queste sono immagini girate in Puglia di raccoglitori appunto di pomodoro, quindi migranti che si trovano appunto nella zona di Foggia qualche anno fa, ed è un po' l'immagine classica che abbiamo del caporalato. Poi un tema molto molto importante è quello dei ghetti. Altra fotografia che abbiamo tutti quanti in mente è quella del ghetto, cioè della baraccopoli abitata da migranti africani che appunto si trovano in varie parti d'Italia. Come potete notare, la maggior parte dei pallini stanno nel sud Italia, quindi tra Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. Però vedete che ci sono anche due segnaposto nel nord Italia. Quelle due zone sono Canelli e Saluzzo. Non so se avete mai sentito parlare di questi posti, però hanno, diciamo, una storia importante, perché Saluzzo è proprio l'epicentro della produzione di frutta, quindi mele, pesche, kiwi, che viene poi esportata in Germania e quindi un po' raccoglie, è l'epicentro di tutta la produzione della provincia di Cuneo. Tra l'altro in questi giorni c'è un processo in corso con delle audizioni per caporalato, dove sono imputate due aziende e il caporale, che era un migrante, credo del Ghana, o insomma un migrante africano, che testimonianza dice, viene accusato appunto di essere il caporale, quindi quello che portava gli altri africani presso queste grandi aziende anche abbastanza importanti, e lui dice: io non volevo essere l'ennesimo africano che dorme alla stazione, quando gli chiedono ma perché hai fatto questo tipo di scelta, nel senso che era un modo anche di, parlando l'italiano, avendo dei contatti, di diciamo salire un po', no? Sì, una sorta di emancipazione, però qual è il problema? Che dall'altra parte c'erano delle aziende che richiedevano questo tipo di servizi, che non usavano appunto il collocamento. Tra l'altro lì anche delle agenzie interinali forniscono personale per la raccolta, quindi ci sono tutti i modi. Che uno dice, vabbè, in Puglia come fanno? Devono per forza chiamare i caporali, ma a Saluzzo no, cioè hai tutti gli strumenti legali per assumere regolarmente. Al contrario, i lavoratori erano istruiti in caso di controlli per dare delle spiegazioni del tipo non sapevo, che quindi era tutto, diciamo, un meccanismo finalizzato a sottopagare appunto i braccianti della raccolta. Parliamo proprio di provincia di Cuneo, stiamo parlando di Calabria. E invece l'altro pallino ancora più grave, Canelli, è un paesino dell'Astigiano che funziona come punto di raccolta invece per le vendemmie. Quindi stiamo parlando di aschi sfumante, insomma, i migliori vini conosciuti in tutto il mondo, e anche lì, quando ci sono le vendemmie, ci sono degli operatori, degli imprenditori che preferiscono chiamare delle cooperative di macedoni, bulgari, che vengono chiaramente sottopagati. Anche qua, ovviamente, spesso si dice quando c'è sfruttamento c'è il sottocosto, no? Quindi il pomodoro a basso costo.
però lì parliamo di bottiglie da 100 euro, quindi il sottocosto chiaramente è una spia di sfruttamento importante, però non significa che nella bottiglia da 100 euro ci siano dei lavoratori pagati adeguatamente, cioè dipende anche dai contesti. Perché ci sono i ghetti a Saluzzo? Perché anche lì, voi non so se avete presente le immagini di Rosarno, le immagini di Foggia, no? Sono le baraccopoli che penso abbiamo visto tutti, ovviamente molto in piccolo, però si sono creati proprio degli insediamenti appunto delle baraccopoli anche nel centro di Saluzzo e anche dei piccoli insediamenti di bulgari a Canelli. E questo un po' quando ovviamente parliamo, i primi insediamenti a Saluzzo sono ormai di 6-7 anni fa. Questo ha creato molto stupore in questa città, perché diciamo, ma come, noi non siamo come Rosarno, siamo un'altra cosa. E le persone, gli imprenditori e anche i politici, hanno sempre negato che ci fosse caporalato in Piemonte. E adesso con questo processo di cui vi ho parlato è emerso in maniera evidente, no? Perché lì ci sono intercettazioni, testimonianze e si vede proprio che appunto il fenomeno non è, cioè è diverso da quello del sud, perché magari c'è anche una copertura legale, un ingaggio, un qualcosa che appunto evita in caso di controlli proprio di essere multati, però è molto molto presente ed è molto radicato. Qua si vede un po' male, però se riuscite un po' a intravedere dietro la foto, cioè dietro la scritta un po' la fotografia, questa è una classica immagine dei ghetti. Qua siamo in Calabria e se vedete lì quelle tende blu, fanno un po' da contrasto a quella che invece è la baracca che si vede in prima fila. Qual è la differenza? Che la prima è una classica abitazione autocostruita di un ghetto, che vuol dire che chi arriva per la raccolta ovviamente non sa quante giornate riuscirà a lavorare, quindi non può affittarsi una casa, non ha proprio la possibilità di farlo, quindi va in queste aree, insomma, dove ci sono altri connazionali che possono aiutarlo, prende dei cartoni, cerca dei teli di plastica e delle lamiere. Quindi costruisce un'abitazione a tre strati, appunto il primo di cartone che serve a isolare, insomma, quindi per il freddo, la seconda di plastica che serve per la pioggia, per non fare ovviamente bagnare la carta, e la terza di lamiera che serve per il fuoco, perché spesso ci si accende appunto della legna, un braciere, a Rosarno per esempio la raccolta delle arance si fa a dicembre, quindi fa veramente freddo, e quindi con questo sistema un po' si cerca di evitare il freddo, gli incendi e la pioggia, però ovviamente non basta, perché è capitato un'infinità di volte che i ghetti, soprattutto a Foggia e in Calabria, sono andati a fuoco, quindi sono morte anche delle persone e in maniera veramente brutta, insomma. Quindi questa è una cosa molto molto grave che va sempre ricordata. Mentre la tenda blu non c'entra niente con questa storia, perché sono le tende della protezione civile. Perché poi periodicamente, spesso appunto dopo questi incendi, queste situazioni tragiche, si fa in prefettura un comitato dell'ordine e la sicurezza, insomma queste strutture istituzionali che poi non c'entrano niente con la raccolta della frutta, no? Perché diciamo, raccogliere le arance non è una questione di ordine pubblico o di sicurezza, però il classico intervento italiano in questi casi è appunto questo, e quindi la prefettura chiama il Ministero dell'Interno, che chiama la Protezione Civile, che impianta queste tende, che poi vengono tipicamente a fine raccolta abbandonate e quindi diventano in qualche modo un tutt'uno con le baracche autocostruite. E quindi abbiamo queste tende miste dove spesso i migranti scelgono di stare nelle baracche perché sono a volte più calde delle tende, ovviamente, che poi si deteriorano, della protezione civile. Ed è una storia molto, insomma, che si ripete ogni anno, no? E la cosa curiosa è che si parla di emergenza. Ora, se in un posto si fa la raccolta da 30 anni, cioè che emergenza è? Cioè, la frutta si sa che poi matura. Quest'anno adesso stiamo, per esempio, ci sarà la nuova stagione delle arance a Rosarno, è ovviamente sarà gestita come un'emergenza, come se l'arancia che matura e il bracciante che arriva sia una cosa imprevedibile, no? Che bisogna dire cosa succederà quest'anno, quello che è successo dal 90 in poi. Cioè. Da quando si raccolgono le arance.
Esatto, quindi però appunto c'è proprio un problema di strumenti che sono assolutamente sbagliati. Per esempio, come vi dicevo, si convocano questi comitati per l'ordine e la sicurezza in cui gli imprenditori non sono mai chiamati. In Piemonte forse qualcosa è stato fatto in questo senso, però al sud gli imprenditori non sono mai contemplati, no? Perché interviene la polizia, intervengono i carabinieri, intervengono a volte delle ONG presenti sul territorio, l'ASL, i sindaci, eccetera, gli imprenditori, come se diciamo non fosse una cosa che non riguarda, cioè non si tratta, cioè come se non fosse un fatto di lavoro, mentre ovviamente questo è un tema esclusivamente di lavoro, no? In cui dovresti chiamare le controparti e dire che facciamo, cioè a chi spetta appunto la... non l'accoglienza, o dare diciamo, un alloggio a... esatto, quegli strumenti minimi. L'economia di quel luogo si basa su questo. Sì, esatto. Quindi, esatto. Cioè, dovrebbe essere naturale nel tempo riuscire a sistematizzare il più possibile. Però questo è quello che c'è. Esatto, questo è un po' quello che ho detto finora. Ovviamente le immagini sono più o meno sempre queste, quelle vedete sono i peli di plastica, la spazzatura che ovviamente viene gettata dove capita, però c'è una cosa molto molto importante secondo me, che è il tema di chi abita questi ghetti, perché spesso uno pensa sono i migranti, sono gli africani, dice, ma chi sono, che persone sono? È una cosa molto grave secondo me, che la maggior parte, quasi il 90% di chi sta in un ghetto è in attesa di un documento. Cioè sono persone spesso appena sbarcate da poco tempo in Italia, che sono alle prese con l'asilo. Cioè sono appunto persone che arrivano dall'Africa subsahariana, quindi Senegal, Gambia, Nigeria e così via, che non hanno altra possibilità di essere regolari se non chiedere asilo. Per chiedere asilo, quindi tu devi raccontare la tua storia a una commissione, quindi dire appunto quello che ti è successo, la commissione poi valuta se la tua storia è credibile o meno. La mia sensazione è che la percentuale di dinieghi, cioè di documenti concessi o di documenti negati, è molto legata, essendo poi una cosa gestita dal Ministero dell'Interno, molto legata alla politica. Tant'è che ci sono fasi in cui si allarga il rubinetto dei riconoscimenti, altre fasi in cui si restringe. E quindi nei ghetti è la stessa cosa, cioè più si restringe il rubinetto del riconoscimento dell'asilo, e più i ghetti si popolano di persone. Non tanto diniegate, perché ovviamente poi dopo il diniego fai il ricorso, e quindi c'è gente che sta in attesa di un riconoscimento. Hai scritto nel libro per avere anche solo la risposta positiva o negativa dello Stato, ci vogliono diversi mesi, diversi anni. Quindi è ovvio che crei una situazione di limbo, di grigio, dove le persone in qualche modo devono muoversi, e questa è la soluzione, tra virgolette, ideale, perché è una situazione comoda questa. Sì, di base considerate che chi sta in città fa il rider, chi sta in campagna fa il bracciante. Nell'immaginario sono due cose opposte. Perché? Perché dice, vabbè, il rider ha lo smartphone, l'app, sta a Milano, consegna il cibo, il bracciante sta in campagna, sta appunto in campagna, nella baracca, eccetera. Però sono due cose spesso intercambiabili. Perché? Perché sono i due lavori ad accesso rapido, cioè non devi fare il colloquio, puoi anche avere i documenti, puoi averli o non averli. Poi immaginate, se io cerco un lavoro stabile, mi dicono, va bene, dove sono i documenti? E ho fatto il ricorso. Come andrà il ricorso? Boh. Cioè, quindi anche un'assunzione, diciamo, regolare a lungo termine diventa impossibile. Esatto. Poi anche questo, anche poi appunto i dettagli sono il problema. Perché tu dici, vabbè, devo avere, per avere l'assistenza sanitaria, no? Tema ovviamente in questo periodo fondamentale. E allora devi avere la residenza. Ci sono periodi in cui hai la residenza in via comunale numero uno, perché magari c'è una circolare che allarga le maglie, altre in cui si restringe, no, devi avere un contratto d'affitto. Voi immaginate chi abita qui, insomma, contratto d'affitto è una cosa surreale. Scrivi bene nel libro, si paga l'affitto, è una cosa surreale. Sì, poi vabbè, è chiaro che ci sono delle anche microeconomie, no? Chi sta in un ghetto da più tempo, magari
si organizza, ci sono varie situazioni, chiaramente neghetti più grandi, è chiaro che si creano, appunto, come dicevo prima, c'è chi dice ma io non voglio essere l'ennesimo africano che dorme alla stazione, no? Quindi c'è chi ha come, diciamo, strumento di emancipazione quello di anche sfruttare i connazionali. Quella è una dinamica che appunto si crea, è ovvio che in queste situazioni non, insomma, ci sono anche queste cose. Però la cosa che a me, per esempio, a me capita anche di essere chiamato, adesso ci sono diverse consulte anche contro il caporalato, no? Nell'ultima hanno addirittura chiamato Maroni come presidente di questo organismo, qui non commento, perché mi sembra veramente una cosa... è recentissima, no? Cioè, praticamente noi abbiamo uno Stato, vabbè, al di là di Maroni, che dice io voglio combattere il caporalato, poi abbiamo un altro Stato, che evidentemente è uno Stato parallelo, non lo so, che invece nega i documenti a chi comunque sta in Italia e li manda nel ghetto. Quindi queste due cose prima o poi dobbiamo collegarle, perché evidentemente un lavoratore ricattabile è un lavoratore che senza documenti è ricattabile e quindi va a finire in queste situazioni. Quindi questi due aspetti sono sempre più da mettere insieme. Non ha senso, insomma, dire voglio combattere il caporalato e poi a una persona non dare i documenti. Poi tra l'altro, quando uno dice vabbè, ma questo è entrato illegalmente, sì, ma realisticamente che vogliamo fare? Cioè, una volta che sta sul territorio, una volta che sta, magari ha fatto un corso di italiano in un centro, sta qui da 5 anni, cioè che... Sì, esatto, sono persone comunque che lavorano. Cioè il discorso poi di fare le espulsioni, al di là se uno è d'accordo o no, è una cosa che non ha mai funzionato, perché anche qua al bar possiamo dire quello che vogliamo, ma fare un'espulsione significa mettere in... Allora, intanto c'è il riconoscimento dell'ambasciata di provenienza, che non è detto che abbia tutta questa voglia di riprendersi le persone. Numero due, deve organizzare dei voli charter che abbiano un'economia sensata, perché non è che prendi una persona, la porti in Nigeria e torni, perché ovviamente il costo a questo punto lo mantieni tutta la vita, costa di meno. Cioè, ripeto, il discorso da bar è una cosa, la realtà è un'altra. Il CIE, che si stanno di nuovo riempendo, cioè i centri di espulsione, che ora si chiamano CPR, sono dei posti allucinanti dove la gente è talmente disperata che si cuce le labbra, fa delle cose assurde, si auto... impone delle mutilazioni, appena queste cose emergono tutti si commuovono e dicono ah, sono posti disumani, chiudiamoli. Quindi è un po' un circuito che ormai c'è da una ventina d'anni, cioè noi continuiamo a fare gli stessi errori su queste cose, su numeri che sono bassissimi. Cioè la maggior parte poi del migrante africano che sbarca nel sud Italia, finisce nel ghetto ed è legato a questi documenti, se ne va in Francia, in Germania, in Svezia, cioè non stanno in Italia. Se noi guardiamo i tabulati dell'Istat, il residente subsahariano in Italia è il 4-5%. Poi c'è chiaro che il telegiornale ci fa vedere che c'è l'invasione, però cioè, nella realtà stiamo montando da 20 anni realmente tutta una cosa su un problema che non esiste a livello numerico. Ma partiti interi sono costruiti su... Poi, vado un po' più velocemente, dicevo prima ci sono diverse, la giurisprudenza è molto avanti su questo tema e spesso mediaticamente non si sente parlare di schiavi moderni, schiavitù moderni. Ora, a livello del diritto, cos'è la schiavitù moderna? È una cosa che ha un nome e un cognome, molto definito. Lo schiavo oggi è chi non ha alternative. Cioè non è una, perché c'era il classico reato di riduzione in schiavitù, io prendo una persona, la chiudo in una stanza, gli sequestro il passaporto e non la faccio uscire finché, diciamo, non mi restituisce il debito. Questa è una cosa che è la riduzione in schiavitù, un reato definito. Il grave sfruttamento può anche assumere una forma diversa. Tu per esempio hai 2 figli, io approfitto del tuo stato di bisogno perché devi dare da mangiare ai tuoi figli. Come capite è una cosa che riguarda chiunque teoricamente, non solo il migrante o la persona. Quindi chiunque ha uno stato di fragilità, che appunto può essere ho bisogno di avere un documento, ho un debito perché la mia azienda è fallita, ho una famiglia da mantenere e sono una donna separata, sono tutte queste casistiche che possono essere molto ampie, oppure un caso molto recente, abito in una città del sud, la disoccupazione è alta, non posso permettermi di dire di no, per esempio. Quindi un caso anche molto generico. Sono tutte forme che appunto vengono definite di schiavitù moderna. Quindi l'imprenditore che approfitta di questa situazione di vulnerabilità del lavoratore e della lavoratrice commette un reato.
Quindi questa è una cosa che si sta affermando appunto nella giurisprudenza, che secondo me è una cosa, insomma, che ha un rilievo molto molto... Il libro di abusi sessuali sulle lavoratrici della filiera agroalimentare, che non possono dirvi no, è una cosa che mi ha molto colpito. Peraltro è di questi giorni la notizia che a Latina sono state trovate delle donne di origine indiana, addette ad esempio alla filiera agroalimentare, che erano anche costrette a prostituirsi. Sì, diciamo, sì, allora ci sono vari aspetti. Ovviamente appunto il caso tipico, sono situazioni diverse, però per esempio un caso tipico delle donne dell'est è quello di persone che hanno una situazione familiare molto complicata, spesso con bambini piccoli, i mariti che magari sono rimasti o sono separati, cioè la classica situazione familiare, diciamo, molto molto difficile, in cui alla donna ha sulle spalle il peso della famiglia, dei figli, di dover guadagnare o di creargli una prospettiva, no? Di farli studiare e così via. Questa è la situazione sicuramente di grave vulnerabilità, in cui ovviamente si crea la classica situazione, soprattutto nelle campagne, nell'isolamento del ricatto, che può avere appunto la forma dello sfruttamento, anzi ha sempre la forma dello sfruttamento lavorativo, quindi del sottosalario, e magari di case che sono delle baracche in campagna che vengono appunto affittate, oppure magari gli dici vabbè, stai qui gratis, però fai anche la guardia in campagna e così via, e poi anche la forma proprio dello sfruttamento sessuale, quindi ovviamente anche del patriarcato, perché poi un'altra cosa importante è che tutto viene spesso ridotto al tema dell'economia, no? Qui si dice vabbè, però la colpa è della filiera, la colpa è del mercato globale, però ci sono cose che non c'entra niente la filiera e il mercato globale, no? Perché ovviamente sono situazioni talmente gravi in cui il problema vero è la mancanza di controlli, la mancanza di una società che sta intorno a queste realtà economiche, perché ovviamente tu ti permetti anche solo di pensare delle cose perché lì ti senti il re. Molte donne dicevano, loro si sentono padroni, ma non nel senso, diciamo, di economico, padroni basta, di tutto. Quindi questa è una cosa che è gravissima, non c'entra niente, però il titolare della Strawberry che diceva io sono il bianco e loro sono, bisogna, i neri si devono trattare così, cioè fa pure parte di questa mentalità, perché fuori era green, era bello, si presentava in un certo modo, ma all'interno era il colonialista degli anni 30 e quella mentalità là, insomma, che ancora è rimasta. Quindi anche su questo bisogna fare tanto lavoro, che non c'entra necessariamente con l'economia, perché tu sull'economia puoi essere bravissimo, puoi essere moderno e puoi essere un genio, però poi gli strumenti culturali anche per gestire delle persone che vengono da altre realtà ti mancano completamente. Quindi questo è un altro tema importante. Questo, vabbè, l'abbiamo detto prima, è il discorso sempre dell'emergenza. Quella che vedete qua sullo sfondo è una tendopoli costruita in Calabria anni fa, che all'inizio è perfetta. Vedete, c'è anche la ghiaia drenante, che serve appunto quando piove, le tende con i riscaldamenti, quindi all'inizio sono così. Poi finisce la raccolta, l'anno dopo si vede appunto lo sfacelo più totale, perché vengono quasi sempre lasciate lì e si ricomincia sempre da capo. Poi nell'ultima versione della tendopoli hanno messo anche il riconoscimento delle impronte digitali, telecamere, tutta una serie di apparati di sicurezza. Tra l'altro in una terra dove di solito, insomma, avete presente il porto di Gioia Tauro, la cocaina dell'Europa arriva lì, no? Quindi andare a mettere la telecamera sulla tendopoli dei raccoglitori di arance era pure, diciamo che era un di più, che non era forse la cosa più importante da fare. Poi, vabbè, questo è un tema su cui sto lavorando molto, secondo me è molto importante, anche perché racconta non solo le storie dei migranti, ma anche la storia attuale dell'Italia. Sono le situazioni delle persone che muoiono in campagna. Spesso sono infortuni, tra virgolette, sul lavoro, però raccontano tanto altro. Per esempio, dicevo prima, il caso di Paola Clemente ha dimostrato che non sono solo i migranti a essere sfruttati nelle campagne, ma sono tantissimi lavoratori e lavoratrici italiane. Questo caso è importante per tantissimi motivi. Uno, secondo me, il più grave di tutti, è che lei non era assunta direttamente come bracciante, ma come consulente aziendale da un'agenzia interinale. Però ogni mattina si alzava alle 4 del mattino, prendeva il pullman, insomma, era
una condizione molto molto difficile, avendo 50 anni e lavorando al caldo appunto a raccogliere grappoli d'uva nelle campagne pugliesi, ovviamente non ha retto e sono tantissime le situazioni di questo tipo. È chiaro che lavorare senza tutele in queste condizioni non è assolutamente facile. Poi ci sono diversi altri casi estremamente gravi. Vi segnalo molto brevemente quello di Sumaila Sacco, che è un caso veramente significativo. Vi dicevo prima che i braccianti hanno bisogno, per costruire queste baracche, di lamiere. Quindi a un certo punto tre maliani hanno iniziato a camminare, sono andati in una discarica abbandonata nei pressi di Vibo Valentia. Questa discarica non sapevano assolutamente cos'era, ma era una discarica su cui c'erano sotto non so quante tonnellate di fanghi tossici, tra l'altro delle centrali Enel, che l'Andrangheta aveva smaltito in quel luogo. Quindi sono andati lì a raccogliere queste lamiere per fare delle baracche, e il tizio la cui famiglia faceva il guardiano in quell'area, a un certo punto, per ragioni sue, ha iniziato a sparare perché non sopportava che prendessero quelle lamiere, che non erano sue, ovviamente, perché era una zona sequestrata. E sparando, appunto, ha ucciso questo bracciante, che tra l'altro era anche attivo come sindacalista. Insomma, si iniziava a costruire in quel periodo anche una struttura sindacale proprio nel ghetto di Rosarno. Quindi una storia molto molto significativa, che comunque ci dà anche un'immagine diversa. Qua non è che abbiamo solo una massa indistinta di africani o di persone X, ci sono tantissime storie anche di chi prova a ribellarsi, a organizzarsi, ad aiutare i connazionali, gli altri lavoratori e così via. Però è chiaro che non dimentichiamo che paese è l'Italia, cioè un paese dove tu stai raccogliendo una cosa che sembra appunto abbandonata e qualcuno da una collina ti spara perché pensa che è sua. Quindi una situazione in cui senza saperlo hanno incrociato poi siamo nella zona dei Mancuso, quindi uno dei clan di 'Ndrangheta più forti, più violenti che ci sono in Calabria. Quindi insomma una storia anche questa molto molto significativa. Anche questa della Bechimosis, io sto andando un po' velocemente, però sono tanti. Mi piaceva dirlo perché era una delle donne che è stata praticamente mandata via allora io stavo l'altro lavorando a questa storia perché è molto molto attuale, grazie per avere sì, perché la conosco bene, quella, essendo calabrese e anche di quei luoghi, quindi so benissimo la storia di Riace, di Molucano. Allora, questa sì, esatto, è una storia che è tornata all'attualità. In pratica si tratta di una donna, di una ragazza nigeriana che ha lasciato la sua città per evitare un matrimonio forzato con una persona di 70 anni, lei 25, lui 70, insomma a un certo punto è andata via. Però come si fa a lasciare la Nigeria? Non è appunto che ti danno un visto, come i visti vengono sistematicamente negati, quindi ti devi affidare a dei trafficanti. Il meccanismo è quello della tratta praticamente, cioè tu accetti un debito e in cambio poi appunto in Europa devi restituire questo debito, ovviamente. Quindi una forma molto molto brutale, però anche ormai stranota, nel senso che ci sono tutti gli strumenti. L'Italia è uno dei paesi considerato un'eccellenza, no, nella lotta alla tratta in queste situazioni, o almeno lo era, perché questa storia invece ci dimostra che stiamo tornando indietro. In pratica cosa succede? Lei riesce ad arrivare in Italia e siamo in piena emergenza, arriva in una fase di grande emergenza in cui i vari centri d'accoglienza sono pieni, e viene smistata a Riace. Nel momento in cui arriva a Riace, ha un momento anche di tranquillità, perché sfugge a questo sistema di tratta. Cioè si trova lì in un paese, perché immaginate i centri d'accoglienza, parliamo di centri straordinari, in quella fase e anche adesso sono dei posti allucinanti, cioè sono, che so, una casa in periferia, un centro anziani riciclato in accoglienza migranti. Ci sono dei posti dove stai chiuso, invece lì stavi in un paese, ovviamente penso che piace, abbiamo tutti presente cos'era, e quindi avevi la possibilità di ricominciare a vivere una vita normale, no?
di ricostruirti tutto. Qual è il problema? Che lei non, appunto, qua torniamo al discorso di prima, non aveva possibilità di regolarizzarsi se non tramite l'asilo. Ora, c'è un caso in cui penso qualunque commissione di fronte a una donna, una ragazza nigeriana che ti racconta un certo tipo di storia, se c'è un caso in cui devi dare l'asilo è quello, cioè non ci sono, diciamo, discussioni. Magari viene dal Senegal, puoi discutere, puoi ragionare. Io ho letto tantissime, penso centinaia di verbali di commissioni di asilo. Devo dire che sono una cosa, secondo me, ridicola, che appunto c'è chi va su Wikipedia, c'è chi fa domande a trabocchetto, cioè ci sono delle situazioni in cui veramente, secondo me, è un po' una sintesi del razzismo, questo il verbale della commissione asilo, perché c'è dei bianchi che stanno davanti a un nero e cercano di mettere, fare domande ingannevoli, insomma c'è un po' di tutto. Però il caso appunto della tratta è un po' una pratica consolidata, quindi in caso, queste situazioni sono tipicamente quelle in cui si dà l'asilo, perché devi proteggere una persona che è a rischio, perché ovviamente quel debito lo devi pagare, qualcuno che poi ti trova minaccia di fare ritorsione sulla tua famiglia in Nigeria, insomma è un caso elementare. Lei ha ricevuto due dinieghi. E proprio in quel momento è arrivato il decreto Minniti Orlando che annullava, eliminava la possibilità di fare il doppio ricorso, cioè riduceva a uno la possibilità di fare ricorso. C'era un clima pesante, insomma, in quel periodo. Quindi lei fa un ricorso ulteriore, però riceve un secondo diniego. Parallelamente vengono tolti i fondi a Riace. Quindi è quella fase che tra l'altro appunto in questi giorni è tornata molto d'attualità perché è stata ricostruita, in cui il modello Riace, che prima serviva come diciamo riserva, no? Se tutti i posti erano pieni, a Riace c'era sempre un posto in più. Invece i fondi vengono tolti, le persone che magari nel paese, i commercianti, avevano sostenuto dei debiti per mantenere, no, questa struttura, iniziano a ribellarsi, perché dicono, noi ci hai dato i famosi buoni, no, quelli che stampavano in loco, però alla fine noi ci siamo indebitati. Quindi si crea una situazione molto pesante, e Lucano è isolato e una serie di persone devono lasciare Riace, tra cui Becky Moses. E lei è destinata ad andare a Crotone. Ora, Crotone qua... Torniamo, insomma, è forse l'esempio peggiore di centro d'accoglienza in Italia. È stato oggetto di numerose inchieste. Lei appena arriva lì, cioè passare da Riace a Crotone, come proprio uno shock, insomma, se ne va subito. E ovviamente in questi casi qualunque migrante cosa fa? Va dai connazionali, però appunto in questo caso i connazionali più vicini che trova sono quelli del ghetto di Rosarno. Lei fa, diciamo, il giorno del suo compleanno, inizio gennaio, tre giorni dopo c'è un incendio, lei aveva proprio questa ossessione giustamente dei documenti, perché diceva, senza documenti non posso fare niente, non sono nessuno, non posso lavorare, quindi riesce, mentre tutti scappano, no, durante questo incendio, trova la sua... cioè si accorge che ha perso la carta d'identità, che tra l'altro aveva già perso e che Lucano l'aveva fatto con uno di quelli che poi sono stati definiti abuso d'ufficio, no? Perché lui a un certo punto diceva, sì, io come sindaco firmo le carte d'identità, quindi torna nella sua appunto baracca in fiamme per cercare questa carta d'identità e proprio per questo la plastica ovviamente rovente via sulla pelle cade e muore proprio carbonizzata. E l'unica cosa che è stata ritrovata è stata proprio questa carta d'identità firmata da Lucano. Ed è l'immagine esattamente questa. Cioè questa è l'immagine della, insomma, degli operatori che vanno sul posto, prendono i resti e li mettono in questa bara di zinco e la portano via. Tra l'altro poi rimarrà, credo, 6 mesi in queste condizioni, perché poi è stata seppellita a Riace, ma anche lì la burocrazia... Esatto, è andato lui, perché come, diciamo, in vita... non ha avuto i documenti, neanche da morta riuscivano a sciogliere, diciamo, questo nodo burocratico, e alla fine appunto si trova adesso i resti si trovano nel cimitero di Riace. Quindi è una storia che si intreccia, no? Qua non è che raccontiamo solo le storie dei migranti, raccontiamo soprattutto le nostre storie, perché ovviamente queste
presente, queste situazioni mettono in evidenza appunto quello che succede, anche il clima politico, no? Che è cambiato proprio nel, stiamo parlando del 2018, poi ovviamente le responsabilità della Lega sono evidenti a tutti, ma non sono solo quelle della Lega, perché cioè, il clima è stato in qualche modo, cioè non c'è stata un'opposizione alla Lega su queste cose, c'è stato un po' un rincorrere, no? Così dice, ah, voi frenate gli sbarchi, ma noi li freniamo di più, noi siamo più cattivi, voi siete meno cattivi, cioè il dibattito era questo. Questa punta continua di quanti ne sono sbarcati giornalmente è uno stupidicidio, senza mai, poi detto poco prima, che i numeri dei migranti che arrivano via Mediterraneo è irrisorio rispetto a tutta la fascia di migrazione del nostro paese. Sì, sì, poi tra l'altro adesso... Si dà un'enfasi pazzesca a questi numeri, cioè senza... contestualizzarli in nessun modo, alla fine parliamo di percentuali bassissime che vivono in condizioni davvero sono contro l'umanità. Sì, poi tra l'altro adesso io ho fatto proprio il giovedì prossimo uscirà il dossier immigrazione per cui io ho partecipato con un, scrivendo un capitolo e si mette in evidenza come per la prima volta il numero di immigrati è sceso. Ovviamente noi immaginiamo che il migrato aumenta quando aumentano gli sbarchi. In realtà non è più così da tanto tempo, perché l'aumento degli ultimi anni è l'onda lunga dei ricongiungimenti familiari, cioè di chi ormai si è sistemato ed è in generale marocchino, albanese, cinese, insomma queste nazionalità qua, che richiama la famiglia, si diciamo, riunisce, oppure sono i figli che prendono la cittadinanza, cioè quelli escono, diciamo. Cioè sono, diciamo, questi meccanismi familiari, insomma, non tanto quello del nuovo arrivo. E questa onda lunga ha dato l'impressione di un aumento. Ecco, quest'onda è già finita, quindi siamo un paese dove sono più gli italiani che vanno via che gli stranieri che arrivano, quindi anche va aggiornata, no, questo tipo di meccanismo. È ovvio che chi vuole arrivare in Europa o passa dalla Spagna, o dalla Grecia, o dall'Italia, o dai Balcani, se ci riesce. Però, diciamo, è un'area di transito, non è un'area di gente che arriva qua, si stabilisce e fa il bracciante perché si diverte a raccogliere pomodori, cioè questa è un'immagine che abbiamo a 5 euro. Esatto, quindi abbastanza strana. E vabbè, questa è un po' la cosa, che l'argomento di cui ho già parlato, e riguarda il concetto appunto della schiavitù. Perché appunto a livello mediatico si parla sempre, appunto, vedete la scritta lì, nuovi schiavi, no? In realtà poco fa parlavamo di Jerry Maslow, che era un richiedente asilo sudafricano che appunto 30 anni fa arrivò in Italia. La sua storia è tipo quella di Beggy Moses o di Sumaira Sago, c'è sempre uguale. C'è un rifugiato che tra l'altro scappava al regime dell'apartheid, gli avevano ucciso il padre, insomma... un caso evidente di asilo, di diritto a ricevere la protezione umanitaria o comunque uno status di protezione, che invece non ha avuto i documenti, che è finito a lavorare in campagna nella raccolta del pomodoro ed è stato ucciso. Però era il 1990. Se noi leggiamo la storia di Beggy Moses e di Sumaira Sago, sono delle storie identiche, quindi per 30 anni noi continuiamo a dire nuovi schiavi, però la storia è praticamente sempre la stessa. E soprattutto c'è un problema, secondo me, storico dell'Italia, che non riesce quantomeno ad ascoltare le storie di queste persone, no? Perché continuiamo a dire noi, loro, i migranti, cioè quando poi sono esseri umani molto molto diversi tra loro, no? Ognuno con una vita, delle scelte. Per esempio Jerry Maslow è una persona di grande livello. A un certo punto, dopo la sua morte, è stata ripescata un'intervista al TG2, che l'aveva messa in magazzino, perché sembrava una delle tante interviste fatte a un migrante a Villa Literno, quindi in un paese, ma in realtà aveva era una profezia quell'intervista. No? Diceva solo dopo che ci sarà un morto, poi capirete che esiste l'immigrazione in Italia, che è esattamente quello che è accaduto. La prima legge sull'immigrazione arriverà dopo l'omicidio, le prime manifestazioni antirazziste, cioè l'Italia scoprì effettivamente l'immigrazione solo dopo che è stato ucciso lui, insomma, in questa diciamo rapina finita male.
Questo è quello che ho detto all'inizio, questi sono i quattro indici dello sfruttamento definiti dalla nuova legge. Quindi sono appunto degli indici che possono riguardare qualunque situazione lavorativa e quindi anche la, quello tipico, appunto la situazione alloggiativa inadeguata, però spesso si mette l'accento sulla retribuzione, ovviamente, che quasi sempre è difforme rispetto ai contratti nazionali. Il contratto nazionale è stato preso come riferimento dalla legge. Per l'agricoltura non è così oggettivo, per un motivo semplice, che ci sono i contratti provinciali. Quindi alcuni contratti provinciali sono molto molto bassi. Credo adesso, non vorrei sbagliare, ma c'è un minimo che può essere di 6 euro l'ora. Cioè spesso quello che viene considerato un pagamento scandaloso a volte non è lontanissimo da quello legale. Quindi anche lì, cioè, bene che ci siano dei criteri e dei paletti, però anche uniformare, no, questo tipo di regole sarebbe giusto. Quindi anche un salario minimo di base oltre il quale non si può scendere, credo sia un passo avanti anche rispetto a questa legge. Questo è quello che vi ho detto adesso appunto su Jerry Maslow, e questo l'abbiamo accennato prima per quello che riguarda anche questo fenomeno molto molto presente, soprattutto quando ci sono delle donne che lavorano in campagna, e che è praticamente uguale sia in Italia che in Spagna che in Marocco, soprattutto dove ci sono delle zone di serra. Infatti, se vedete qua l'immagine, vedete quella diciamo forma bianca? Questa è un'immagine dal satellite, perché in Spagna in pratica c'è tutta questa zona di Almeria che è tutta ricoperta di plastica, quindi già dal satellite si ha un'immagine molto... Sono le serre, esatto. E la maggior parte della frutta che arriva fuori stagione in Europa, in Francia, ma anche in Italia, in Germania, arriva da lì. Quella che non arriva da lì arriva dalla Sicilia, insomma arriva da Vittoria, dalla zona del Ragusano, perché sono le più grandi, e il resto dall'Olanda, insomma, le più grandi estensioni di serre, che hanno appunto come scopo quello di produrre fuori stagione. Cioè, ovviamente un pomodoro che troviamo adesso o viene da lì oppure non ha motivo di esistere. Però appunto non è un lavoro stagionale, perché le persone lì stanno tutto l'anno, però appunto stanno in isolamento, in campagna, e molto spesso sono soprattutto donne dell'est, o in Spagna anche molte donne marocchine che vanno a lavorare lì. Appunto si creano queste situazioni in cui, essendo delle zone fuori controllo, perché appunto sono spesso isolate, si registrano questi fenomeni di cui abbiamo parlato. E qui, per esempio, quando ovviamente il supermercato fa parte di questo problema, per un motivo molto semplice, perché è il principale sbocco della produzione in serra, perché ovviamente quello che viene, diciamo, da queste zone tipicamente lo troviamo nel supermercato. Come risponde a questo tipo di situazioni? Spesso risponde parlando di ispezioni, dicendo: noi siamo tranquilli perché i nostri impiegati, ispettori, sono andati nelle aziende e hanno trovato tutto a posto. Il che è vero, perché ovviamente l'ispettore dove va? Va nell'azienda di confezionamento, che ha il bagno a norma, che è abituata all'idea che arriverà un ispettore. Però a sua volta l'azienda di confezionamento, cioè il grande capannone, si rifornisce da tutta una serie di fornitori di cui nessuno sa nulla. Cioè loro li conoscono, diciamo, però l'ispettore non andrà mai a ripercorrere tutta la filiera. E questo è il problema di tutto ormai il sistema economico. Cioè un sistema che è sempre più frammentato in subappalti, in diverse catene di fornitura, che non si riesce a tracciare, a mappare a livello di controlli e di filiera etica. Quindi questo è un tema per cui bravi quelli che ordinano le ispezioni, però che questo meriti un bollino etico, no, perché non basta evidentemente a dare una garanzia. Poi c'è ultimissimo tema che per me è molto molto importante, come dicevo prima, è uno sforzo che secondo me dovremmo fare un po' tutti quando parliamo di immigrazione, di capire di più.
cioè nel senso che appunto il discorso è spesso molto superficiale, quindi si passa sempre o dalla condanna generica o dal paternalismo, quindi dire ah, o sono poverini o sono delle carogne, cioè c'è una via di mezzo o, o un'analisi un po' più approfondita. Magari appunto, per esempio, vabbè, faccio un piccolissimo esempio, io ho visto, sono andato più volte nella Tendopoli, nella Baraccopoli di Rosarno, e nel corso degli anni ho sempre visto situazioni diverse. Cioè, per esempio, durante la rivolta, quando c'è stata nel 2010 la rivolta, anche una rivolta che è diventata contro la mafia locale, no? Perché chiaramente hai in qualche modo ti sei scontrato con la presenza criminale della zona, e lì la maggior parte dei raccoglitori di arance parlavano con l'accento veneto, perché erano dei africani che lavoravano nelle aziende di Vicenza, di Verona, quindi quella è stata ovviamente 2010, quindi l'onda lunga della crisi del 2008, quindi licenziamenti di massa e persone che da che lavoravano in fabbrica, magari con la testa del sindacato in tasca, si sono ritrovati per dover mantenere la famiglia ad andare in campagna, però con lo stesso spirito di chi non è che accetta qualunque cosa, cosa diversa magari negli anni successivi, in cui arrivava la persona del Mali o del Gambia appena sbarcato senza documenti, che era più preoccupata di dover chiamare gli avvocati per sapere notizie del ricorso che di altro, no? E quindi molto ricattabile, molto vulnerabile e così via. Quindi situazioni completamente diverse che però magari nel nostro immaginario sono sempre gli africani, i braccianti e tutto, diciamo, un'immagine molto generica, ecco, su cui non c'è un grande approfondimento. Poi andiamo adesso sulla parte finale, che è quella del problema più importante, cioè quello della filiera, perché quando si parla di questi argomenti ci sono le foto dei ghetti, le foto dei campi, però poi qual è il problema? Insomma, il problema è che dai campi dobbiamo andare agli scaffali. Come dicevo prima, non basta focalizzarsi sul sottocosto, perché ovviamente un prodotto può costare tanto e essere comunque frutto di sfruttamento, però c'è un tema sicuramente importante, perché questa filiera non garantisce eticità. Su questo io mi fermerei, perché l'argomento ideale invece è per aprire un dibattito con tutti, perché magari ognuno di noi su questo ha le sue idee. Io ovviamente mi sono fatto le mie idee nel libro, ci sono due capitoli che parlano solo di questo, e può essere appunto il modo, l'argomento per parlarne tutti quanti insieme. La domanda alla quale rispondere, cioè, dopo aver visto questo, io ho già letto il libro, mi sono chiesta, a un certo punto ero a disagio, perché queste situazioni le vediamo nella cronaca, le vediamo in televisione, e io mi chiedo sempre, ma io cosa posso fare? Cioè, io sono una famiglia, quattro persone, vado a fare la spesa, devo scegliere ogni volta dove fare la spesa? Cosa, cioè, i prodotti ortofrutticoli, il vino, sono per me prodotti giornalieri. Come faccio a scegliere? E poi, qual è la sicurezza che, preso, io leggo molto le libri, allora, non compro sottocosto, ne abbiamo già parlato prima, perché dico sempre, da un punto di vista economico non si può vendere sottocosto. Cioè, non c'è un'azienda. È legale. Non è legale, ma non è. Cioè, se chiunque di noi ha un negozio, ha un bilancio anche familiare, no? Quindi tutti quanti, non si può andare sotto posto. Perlomeno si deve vendere al posto. Io ho una famiglia che aveva un negozietto in paese, un po' addietro. Se poi hai delle cose che devi tirar via, vendi a posto. Sotto posto li consumavamo noi, darvi l'idea, perché non si può vendere. Quindi quando vedi sottoposto nei supermercati resto sempre molto stupido e non compro per un fatto mio, però non so mai bene quando compro della frutta, quando vado al mercato, cosa compro e se dietro quello che compro c'è lo sfruttamento, perché è l'unica leva che ho. La prima cosa però è capire che cosa sto comprando, e oggi è difficilissimo. Anzi, ti dirò, non so, poi magari
penso che più o meno insomma, i supermercati della nostra zona sono quelli che si riproducono in tutta Italia. Alcuni supermercati di grande distribuzione cercano anche di essere il più trasparente possibile, trovo le etichette, perlomeno della zona da dove arriva quel prodotto. Ma se vado al mercato, io al mercato mi fido di un cartello scritto a mano da qualcuno, però insomma, oltre alla fiducia non posso andare. Quindi la domanda è: noi che ti stiamo ascoltando, che leggiamo il tuo libro, cosa possiamo fare? Allora, guarda, io su questo appunto, essendo la domanda che tutti quanti fanno, dopo tutto diciamo, queste premesse, queste storie tragiche, eccetera, ovviamente mi sono documentato e ho fatto due tipi di lavoro. Uno, mappare le alternative, perché in Italia una percentuale molto sommaria dice che il supermercato raccoglie il 70% dei consumi alimentari, il resto c'è un 30% che rimane. E la seconda è dire se è sufficiente questa attività appunto di ricerca della spesa alternativa, cioè se basta informarsi di più, no? se basta il cosiddetto consumo consapevole. Ora, dopo diciamo, tante ricerche, tante interviste, tante esperienze, la mia risposta è no. Cioè noi da soli non possiamo fare assolutamente niente. Questa è la mia diciamo, conclusione. Non è rincuorante, però c'è anche bene essere consapevoli. Questo non significa che non possiamo fare niente, ho detto da soli non possiamo fare niente. Cioè l'immagine anni 90 che di me, consumatore, che arriva davanti al bancone ed è onnipotente e con le sue scelte cambia le cose, secondo me dopo 30 anni ci possiamo dire che non ha funzionato. Cioè non è una, diciamo, una considerazione che nasce in astratto. Oggettivamente, cioè io ricordo... ho iniziato a fare anche volontariato col commercio eco, con la guida al consumo critico, e appunto erano gli anni 90, cioè no? Un bel po' di tempo indietro. Cioè, oggi evidentemente se siamo con una crescita dei discount, che in Italia non c'era mai stata, cioè il discount è una cosa tedesca, una cosa che in Italia il cibo di scarsa qualità è una cosa che non abbiamo mai visto. Se io per esempio... sono di origine meridionale, quando vado al sud ormai è tutto un euro spin, un 40 centesimi, c'è una situazione che ovviamente ora diventa impazzito, c'è un problema reale. Chi va al discount può diventare un consumatore consapevole? Secondo me no, perché appunto soprattutto in posti in cui il cibo è fondamentale, il cibo di qualità per noi è una cosa sacra, insomma, andare al discount vuol dire che c'è evidentemente una incapacità, un problema di spesa, di tempo, che è una cosa reale. Quindi ovviamente se i supermercati inseguono il sottocosto è perché cercano in qualche modo anche di dare risposta a questo tipo di esigenza. Per cui un consumo di questo tipo, cioè appunto con più, cioè prendere dei prodotti che costano di più, una cosa che può fare una parte della popolazione che a tempo è disponibilità economica. Li metto in quest'ordine perché secondo me è una cosa importante. Ho fatto diverse appunto interviste anche a lavoratori e lavoratrici che si trovano nelle cooperative. Il problema spesso non sono i soldi, perché tu lavori in una cooperativa nella logistica, puoi anche fare 2.000 euro, 1.500, 1.600, anche un rider può fare... Spesso vengono intervistati, quanto fai 1.500, però non stacchi mai, e lavori a chiamata. Quindi quando tu dici, vabbè, adesso non per... Cioè, ma dire a questi lavoratori fai la riunione del gas, non è facile, cioè, quando tu non sai neanche la differenza tra il tempo libero, e anche dire vai al mercato che è aperto solo di mattina. Ma questo dei mercati, guarda, io ho vissuto per un anno a Roma, perché ho lavorato a Roma. Roma è una delle città, lo hai scritto sì, prima, sì, lo scrivo, sì, sì. Che ha la cultura del mercato. Ce ne sono tantissimi, bellissimi, anche a Milano ce ne sono. Il problema dei mercati è il tempo. Cioè se io lavoro, al mercato non ci posso andare se è il sabato sono a casa. E comunque andare il sabato al mercato significa perdere mezza giornata, per tutta una serie di cose. Quindi il tempo è determinante. Anche questo sia un'istruzione che bisogna tenere conto nelle politiche, perché secondo me sono le politiche, come giustamente tu hai scritto, che possono fare la differenza, perché ci indirizzano e perché mettono degli argini. Esatto, infatti questa è la...
parte invece positiva, no, del discorso, perché il fatto che io consumatore da solo non posso incidere non significa che non si può incidere. Spesso io faccio un esempio, diciamo che oggi il supermercato raccoglie il 70%, ma il supermercato per l'Italia è una novità, nel senso che i primi supermercati in Italia sono proprio Esselunga, che arriva negli anni 50 copiando Rockefeller, però sono due, tre. Io ricordo, per esempio, i primi supermercati che ho visto in Sicilia erano metà anni 80, ai primi, che erano tipo gli UFO. La Coop è arrivata in Sicilia, ma da pochi anni. Questo per dire che non è automatico. Il modello del centro commerciale è una scelta politica. Se io decido che, per esempio, in una città non può esistere più un supermercato per X chilometri quadrati, cambio il modello. Cioè le scelte sono appunto politiche. Se io decido che il modello deve essere quello del piccolo esercizio commerciale di prossimità, di quartiere e così via, è una scelta politica. Se io decido che i buoni pasto e i buoni spesa durante la pandemia si possono spendere solo nei supermercati, non è la natura, la pioggia, è una scelta politica. Quindi qual è la mia idea? È quella di dire va bene il gas, va bene il consumatore critico, ma non può ragionare da solo. Cioè deve individuare due o tre obiettivi. Per esempio, il fatto che, per esempio, almeno quando c'è la mano pubblica, quindi la mensa scolastica, per esempio, che abbia quel tipo di prodotto locale, di qualità, etico, eccetera. Quindi, secondo me, deve essere un po' questa la strada. Cioè, abbandonare questa idea del consumatore onnipotente che fa le sue scelte in piena libertà, ma indirizza a dire che deve essere la normalità di digitale. Cioè non può essere l'eccezione. I supermercati sono stati nel libro. La domanda, scusa. Sì, prego. Per capire, in Milano ci sono tutti i supermercati rionali? No, oltre a rionali, che quello sotto la crisi. Sì. No, non sanno, quello del mio materiale, quello di giorni. Ma quelli sono sempre stati, quindi il problema del tempo non è il problema del tempo del 2021. Io da bambino negli anni 60 al mercato, volevo chiamare mio padre, sì. Posso dire, rispondo io, ma con una cosa sì, che viene sì. Così proprio, diciamo, l'istinto. Negli anni 60 le donne che lavoravano erano molto meno rispetto. Sì, è un problema che si è evoluto per fortuna nel corso degli anni. Il problema però della spesa, della filiera, sì. C'è sempre stata. Milano è uno dei più grossi centri di smistamento di frutta e verdura d'Europa. Sì. Il problema è da lì, cioè la politica cosa fa di questo? All'automercato, se tu vai alla mattina alle 4, ci sono migliaia di persone che scavalcano, lo sappiamo, ma cosa fa lo Stato? Interviene? Perché lei come la borsa, ma chi decide i prezzi? Andrai a rappresentare la grande, ma se vuoi andare piazza alle 8 alle 4 di mattina ci sono 500 persone, il caporale esiste, ma lo Stato lo fa, cioè ormai io mi sono un cittadino, sono anche stanco perché, come dire, se lo Stato non esiste. Perché bisogna dirlo, nel senso, cosa possiamo fare? No? Facciamo il gas, altre qua, però è molto sempre difficile ancora questi problemi che si stanno svolgendo dal passato. Se c'è, come dire, il vizio di comprare o affittare le case popolari, io trovo una cosa assurda questa cosa qua. Perché le istituzioni dove sono? Il problema politico è un problema, io parlo della filiera alla frutta, all'automercato, il proprietario è il comune di Milano, la sogenia è il comune di Milano, allora come istituzione che cosa fa? Cioè se tu sai che ci sono migliaia di persone che entrano in modo clandestino a fare lavori di nero e tu devi intervenire, cioè la polizia deve essere lì perché per fare anche la spesa noi, perché poi ti riporto quello, cioè io ero discount, poi discount con tutta una serie di... Ma il problema è che ci sono più di 8-9 milioni di persone che vivono con salari minimi. Cioè, una persona che vive con 1.400 euro non vive, perché se paga... Ma pure di meno. No, io parlo adesso standard persone che hanno avuto la possibilità
di lavorare e sono in pensione per quel tipo. Non è che chi va al discount ha una colpa, cioè... penso di essere stato chiaro. Io sto dicendo il campo, cioè, poi ci serve un sviluppo anche sulla grande distribuzione, perché più che... cioè, il discount c'è anche la grande idea. Perché gli stessi prodotti li vendono anche loro. Sì, ma una delle domande che fanno nel libro, permetto di riportarla, è... secondo voi, allora, nonostante la grande distribuzione sia un collo d'imbuto e abbia un forte potere, no? Verso i piccoli produttori che sono gli ultimi, le ultime ruote del carro della filiera, perché vanno sempre comunque lì? Ma perché la grande distribuzione, con tutti i demeriti che si possono avere, è comunque un buon un fornitore che paga. Che paga poco, paga magari, però garantisce il pagamento, perché da altre parti questo non è garantito. Che nel mercato è una giungla, appunto. Il mercato è una giungla, però su questo, quando si parla di politica, ovviamente si politica nell'accezione proprio più grande del termine, quindi non di metto lì la guardia che guarda queste cose, no, la politica nel senso di scelta, cioè di possibilità di dirigere la nostra vita quotidiana. Cioè scegliere la scelta di mettere un supermercato ogni X abitanti significa fare una scelta politica perché le altre aziende presenti sono sul territorio. Poi è ovvio che a questo si deve anche affiancare, è tutto l'insieme, cioè dovrebbe diventare un circolo virtuoso. Noi che eticamente ci facciamo delle domande quando compriamo le cose, entriamo in un processo critico. Lo Stato, per esempio, ma lo Stato siamo noi, cioè io poi faccio sempre un po' fatica, però lo Stato non c'è mai. No, io non c'è mai. Nel pubblico non posso farlo io. Cioè, chi vota siamo noi. Cioè, quindi quando noi mettiamo quella benedetta croce, scegliamo che cosa per i prossimi 5 anni dobbiamo fare. Se noi mettiamo la croce, ma forse non è questo il pubblico adatto per dirlo, però siamo sui social, magari qualcuno lo ascolta, e quello dove ho messo la croce ha detto che il problema più grosso che abbiamo sono 5.000 persone che sono sbarcate in un mese e tutto il resto non è un problema, cioè invece quelli a Piazzale Lotto che sono lì ovviamente sono schiavi moderni e non è un problema, ragazzi, cioè, poi è ovvio che siamo in democrazia e la maggioranza vince, questo lo sappiamo, però farci secondo me delle domande, almeno in questo momento, è una delle cose che... e pretendere anche delle cose. Purtroppo io capisco, sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto, penso tutti, cioè le vediamo anche nelle cose. Siamo qua per farci delle domande e cercare dove possibile delle risposte. Non c'è un problema complesso così, non si risolve con... una soluzione, credo, no? Cioè ci sono diverse soluzioni, noi siamo una parte della soluzione. Posso aggiungere una cosa? Non è invece una volontà. Cioè tutto questo progetto di basso costo a chi produce, basso costo a chi distribuisce, basso costo, cioè tutto questo è propedeutico al fatto che fin tanto che non si mettono soldi in tasca la gente per comprare in modo corretto, etico, quindi che il produttore prenda i soldi sufficienti, per cui vuol dire, quello che sembra un difetto, sì, in realtà è una convenienza, ma per tutti. È la guerra dei poveri. Infatti, non si fa la guerra perché conviene, perché? Sia così. Cioè, non è perché sennò sarebbe assurdo che, vuol dire, non parlo di caporalato, di situazioni veramente barbare, ma le stesse cooperative che prestano lavoro. Io ho vissuto quest'anno un'esperienza in una vigna. Allora, si sa che ormai di manodopera non se ne trova, specialmente in agricoltura, perché ce la fanno. E quindi si ricorre a manodopera straniera. Manodopera straniera di cooperative. Allora, io dico, c'è stato un momento in cui, quando c'è appunto la vendemmia, dove tutti fanno vendemmia, anche quando una manodopera che c'è è straniera è sparsa. Allora, sono arrivati, presi in cooperativa di gente che lavora tutto l'anno, ovviamente. A un certo punto, un momento di punta, richiesto manodopera,
sono arrivate le persone che manco sapevano come era fatto l'uva, tanto per dire. E questa è una cooperativa in regola. Allora io vi domando, se fosse così veramente la voglia di combattere tutta questa cosa qua, sarebbe molto semplice andare a vedere queste cooperative o sul campo, dire tu chi sei, chi ti manda, da dove vieni, cioè, è semplice. Cioè, abbiamo carabinieri dappertutto, evidentemente questa cosa è tollerata, solo perché conviene, conviene a tutti, probabilmente anche a loro conviene. Ma noi siamo una parte, secondo me, di questa cosa, cioè di questo meccanismo, e questo quando si parla di politiche, si parla di una scelta che possa dirigere tutto. Sicuramente ci sono tanti meccanismi per far sì che si possa incidere in qualche modo, ma da soli non riusciamo. Allora, secondo me già il fatto che ne stiamo parlando, no? È un modo per incidere, è un modo per esserne consapevoli. I gas, credo, i gruppi di acquisti solidari sono un metodo, uno, non il... Dobbiamo mettere tutti questi uno insieme, Antonello, se sei d'accordo. Sì, sì, io volevo aggiungere una cosa perché, vabbè, un po' diceva all'inizio, no? L'importanza anche di rivedersi e ricominciare a parlare, perché ovviamente questo è un libro che racconta delle storie, ma non è un libro di cronaca, cioè cerca di fare un discorso un po' più ampio sull'argomento, proprio per innescare un dibattito, perché poi, cioè, se stiamo tutti a commentare su Facebook, alla fine non viene fuori niente, no? Dalla discussione, dal confronto, così nascono anche delle idee forti che poi possono trasformarsi in idee politiche. Quando dico questa cosa, c'è sempre un momento di sfiducia, giustamente, perché lo vediamo, evidentemente nel corso degli anni noi, la società ha avuto tante idee, ha posto tanti obiettivi che poi non si sono realizzati, quindi in questo momento siamo tutti molto scoraggiati, perché non è facile arrivare a trasformare delle istanze della società che sono ben presenti in leggi, in percorsi politici. Quindi magari ci si rifugia nella cosa, nella scelta individuale, perché pensiamo, vabbè, io vado al supermercato e scelgo, lo posso fare una legge è troppo grande per me. Questo, diciamo, un po' il contesto, no, che viviamo. Però vi do anche una mia esperienza molto piccola, molto semplice. Ho fatto vedere prima questa legge antisfruttamento. Questa legge non nasce per caso, cioè anche perché, come giustamente si diceva prima, questo sistema conviene a tutti. Allora perché c'è una legge antisfruttamento che in questo momento viene applicata? Chiaro che non arriverà mai a coprire tutte le situazioni, però ha colpito Google, cioè una multinazionale americana importantissima, quotata in borsa, famosa, eccetera, che è stata messa in amministrazione giudiziaria per un anno e che adesso, se vuole riprendere, non può più adottare quelle pratiche di gara di sfruttamento che adottava. E questa legge è nata anche dall'azione della società civile. Io, per esempio, ho partecipato insieme ad altri, insieme ad altri gruppi, ed è stata molto importante nel definire il criterio dello sfruttamento, perché prima veniva punito esclusivamente l'intermediazione illecita, quindi quella situazione tipica, no, dei migranti che un po' si sfruttano tra loro nelle campagne, che era una situazione molto molto limitata. E quindi ho fatto prima l'esempio di questa legge che comunque ha, diciamo, inquadra il fenomeno nella sua situazione più ampia. Ora, la società civile ha fatto la sua parte, quindi dei gruppi, associazioni, sindacati, eccetera. C'è stato anche l'effetto Paola Clemente su questa legge, perché comunque la legge arriva l'anno dopo, perché i politici che finché morivano, così insomma oggettivamente, finché moriva il ragazzo sudanese non gli fregava niente, nel momento in cui si sono resi conto che anche l'elettorato italiano, diciamo, era colpito da questo tipo di situazione, si sono attivati in altro modo e con altra, diciamo, intensità e così via. Quindi anche attivare questo tipo di leve di situazioni è importante, non è che è tutto fermo. Poi anche qua è chiaro che è uno stato schizofrenico, lo abbiamo detto prima, no? C'è un pezzo di Stato che con un certo tipo di politici, di sensibilità, fa la legge antisfruttamento, e c'è poi un altro pezzo di Stato che dice adesso, magari una circolare del Ministero dell'Interno, che dice adesso aumentiamo i dinieghi, perché così l'opinione pubblica
è contenta che quei resti non vengono a prenderci in giro a prendere i 35 euro, per dire. Quindi sono comunque cose in contrasto, tant'è oggi abbiamo leggi che sono perfettamente in contrasto tra di loro, che non hanno una organicità, perché appunto lo Stato è una questione molto complessa, una cosa in contraddizione, però anche in queste contraddizioni ci si può inserire se si hanno degli obiettivi precisi. Se vi posso dire, la cosa importante è anche unificare, cioè alla fine noi possiamo, che ne so, fare una battaglia per l'etichetta trasparente oppure una per il salario minimo. Sono delle scelte, probabilmente non c'è la forza per avere 100 obiettivi e raggiungerli tutti, però anche cominciare a capire qual è la cosa più importante. Se mi chiedete qual è, io per esempio ho fatto anche una sintesi del libro e quindi dico una quindicina di obiettivi, no? Per esempio, secondo me la cosa che risolve più da domani è la riforma del welfare, perché il problema dei braccianti non è una cosa che c'è adesso con i migranti, c'è sempre stata. Come è stata risolta il problema di chi non lavora tutti i giorni? Con un welfare che ti dice se fai 51 giornate ha un'indennità di disoccupazione. Questa cosa, il migrante senza documenti e senza diritti non la raggiunge mai, quindi va a finire nel ghetto. Ma non è che ci vuole chissà che per riformare un welfare, però appunto torniamo al politico che non prenderà mai un voto, anzi magari li perde, anzi ne perde a valanghe, perché poi tutti i massi braccianti italiani non voteranno certo un politico che fa queste cose. Quindi bisogna anche capire e inserirsi in queste contraddizioni. Però ripeto, se mi chiedete qual è un obiettivo unificante che può contribuire a risolvere questo problema, che però può avere anche un ampio consenso, io direi di stabilire una base per il lavoro, cioè una base appunto, che so, il salario minimo orario, che è una cosa che hanno messo negli Stati Uniti, per esempio, in un paese tradizionalmente liberista, e che in Italia invece si fa tanta fatica anche solo a parlarne, perché si dice, vabbè, tanto ci sono i contratti collettivi, però il contratto collettivo ormai A, riguarda parte dei lavoratori, B, ci sono contratti collettivi che fanno ancora più schifo dello sfruttamento, perché appunto sono quelli di tutti i servizi, che sono quelli adottati dalle famose cooperative di cui parlavo all'inizio. Quindi questo per darvi un po' una mia personale risposta, perché è ovvio che appunto stare al bancone e scegliere il marchio etico è più facile che immaginarsi una legge sul salario minimo. Però secondo me la strada è quella, cioè non, altrimenti continuiamo a andare su una strada che non ci porta, secondo me, da nessuna parte. Scusi, sì, c'era forse il signore che dava un po'. No, volevo solo dire una cosa. Lei prima ha fatto un verbo nella sua descrizione, quando parlava di Sibilia, e mi rilascio a quello che ha detto Mario. Lei ha detto: non si riesce a fare una certa cosa, non si vuole fare quella cosa, perché volere è potere, diciamo. È facile poi attaccare le multinazionali tipo Uber e ottenere soddisfazione. Perché? Perché è un multinazionale molto visibile. Ma facile non è, eh? Beh sì, no, però schierando l'opportuno, diciamo, corpo legale si riesce a fare. È un discorso molto generale. Volere e potere. Non c'è la volontà di fare una certa cosa e quella cosa passa in secondo piano. Voglio fare quella cosa e quella cosa fa subito. Perché c'è un'opportunità, c'è un interesse. Lei prima mi diceva la famiglia mafiosa di un ricordo più bel posto, i Rossi, tanto per dire in una casa, ma basta andare a prendere a quest'anno. Non si vuole fare quella cosa. Non è che non si può, non si vuole. È una cosa un po' diversa. È lo stesso discorso che diceva prima la signora. Io non posso fare l'ordine. Non si vuole fare l'ordine pubblico per mitigare l'ingresso vero al nostro mercato, giusto? Non si vuole farlo perché non c'è interesse a farlo o perché si vuole mantenere uno status quo. Perché altrimenti quei 4.000, 8.000, 5.300 fanno qualche cosa d'altro, che magari è più pericoloso. Almeno sappiamo che sono lì. Non so come dire, no? Sì, sì. Allora, posso aggiungere quello che, cioè, non si vuole fare anche perché
tutto quello che lei ha detto condivido pienamente, però se non ci sono gli ispettori a controllare questi tipi di norme, queste leggi, chi è che controlla? E ancora non si vuole, non si vuole, non si vuole. Chi è che controlla che vengono applicate? Adesso facciamo, va bene, che ci sia questo salario minimo, eccetera. Ma poi chi controlla? La Uber, che grande azienda, lo si controlla. Noi, poi altro argomento. Molto confuso, io sono molto confuso. Quando si parla di sottocosto, quale sottocosto? Cosa vuol dire sottocosto? Sottocosto per chi? Chi l'ha dichiarato? Una pubblicità? È una pubblicità? Sottocosto era prima dell'euro 900 lire, 999 lire, mi ricordo. Adesso sottocosto è 0,99 euro. Non è passato un secolo. È passato un secolo. Over 80 anni, qualche anno dopo, pochi anni dopo il passaggio, giusto per confermare questa roba qui, del disorientamento del consumatore, mi chiede mia suocera saggia, mi fa, Gattano, ma ho comprato la pila che pagavo 5.000 lire, mi ha chiesto 5 euro, è giusto? Io ho detto no, vai a spiegare a mia suocera over 80 anni che quello lì è un ladro. Quindi no, attenzione quando si parla di sottocosto. Sì, no, ma volevo spiegare perché allora, sottocosto è una cosa tecnica, non è il marketing o il cartellone sulla strada, cioè c'è una legge precisa che dice che è vietato vendere a meno del costo di produzione. Quindi se io, per esempio, il pomodoro per produrlo costa un euro, lo devo vendere a un euro più X. Quindi è una cosa proprio tecnica. E questa legge però non viene rispettata perché appunto grazie al fatto che nel corso degli anni, mentre prima il centro era l'industria di trasformazione, quindi dico due nomi proprio per capirci, no? Cioè chi comandava era Barilla e sotto c'era Esselunga. Oggi è al contrario, perché Esselunga vuol dire, dico veramente nomi a caso, non sono... Vuol dire a Barilla, se tu rompi troppo, io prendo la pasta di Gragnano e tu te la vai a vendere in strada, per dire. Cioè, si sono invertiti i rapporti di forza. Ovviamente poi a cascata Barilla c'è tutti i suoi produttori di grano che ovviamente per stare magari nel mercato devono pigliarlo dall'Ucraina, dico cose, esempi che possiamo proprio per capirci, insomma. Quindi è un po' questo il concetto, che tu... appunto visto questo rapporto di forza eccessivamente dalla parte della grande distribuzione accetti di vendere in prospettiva di per non perdere il cliente per il tuo appunto fornitore eccetera eccetera, accetti anche temporaneamente magari sperando nel futuro di vendere perdendoci, cioè è proprio una cosa, però è una cosa che una legge dice che è illegale, che non si può fare, quindi è un problema tecnico-economico, giuridico, non è... alimentare ha un problema enorme che è che, cioè se tu non vendi il fresco entro quel tempo lì, hai perso. A quel punto sei ricattabile, e qui ripeto lo sfruttamento, che non è solo quello che vanno a raccogliere, tu come azienda sei ricattabile perché se non vendi lo butti, a quel punto dice piuttosto ci perdo, ma perlomeno qualcosa ci raccino. Questo è il ricatto. Non è sempre così però, perché mi risulta che in Sicilia quando non vengono pagate al prezzo giusto, gli alcuni vanno a finire sotto le ruote dei trattori. Poi dipende, non è una domanda. Cioè, quella non è una cosa ricorrente. Stiamo generalizzando. E io mi chiedevo questo. C'è stato anche un gesto perché non venderli a prezzo inferiore, magari. Perché lì lo fanno quello, secondo me, per anche non per mantenere un prezzo alto. Poi c'è stato un periodo in cui l'Europa pagava per la frutta. Il surplus. Esatto. Cioè, quindi i corsi e ricorsi delle storie sono tanti. Sì, infatti sono situazioni diverse. Senti, allora io farei così, visto che comunque senza accorgersi sono quasi passate due ore e non volevo parlare. No, solo una cosa, chiudiamo così salutiamo. Poi se voi volete restare proprio noi, molto volentieri. No, per chiudere la diretta non siamo pure più liberi, possiamo parlare senza registrazione. Vorrei chiudere con la frase con la quale finisce il libro. Sì.
Mario Vermetri, perché è sicuramente tutte le domande che ci vengono, tutte le considerazioni, è quella che racchiude poi alla fine, diciamo, l'essenza del libro e del fatto per il quale mi sia piaciuto molto e lo consiglio davvero a tutti. Perché leggere questo libro e perché anche parlare tra di noi, far sì che questo diventi un dibattito pubblico, perché non è accettabile un mondo dove si muore per abbassare il prezzo di un barattolo di pomodori. Detto, la vita umana vale di più. A questo punto, buonasera a chi ci sta seguendo dai social, grazie Antonello per questa bella serata.